Ciao ragazze, eccomi qui con un nuovo video. Questa volta un altro video della categoria prodotti finiti, che come potete vedere appunto la mia busta è straripante di prodotti finiti e quindi dovevo assolutamente registrare il video. Scusatemi per i rumori che sentirete di sottofondo, ma purtroppo stanno facendo ancora i lavori e quindi molto probabilmente sentirete fiamme, vento e quant'altro. Ma voi non fateci caso e niente, partiamo con i prodottini appunto. Allora, primo prodotto terminato è uno shampoo che mi è piaciuto veramente tanto ed è uno shampoo eco bio per capelli grassi ed è questo, ed è lo shampoo di Sobio, come potete vedere è questo, ed è uno shampoo purificante al limone e argilla verde. Contiene 250 ml di prodotto per una scadenza di 6 mesi, pagato 5 euro se non ricordo male. Io l'ho acquistato sul sito di Biovegan Shop e niente, nello specifico questo prodotto, appunto come stavo dicendo prima, è un prodotto per capelli grassi. Io ho i capelli tendenzialmente grassi e devo dire la verità, mi ci sono trovata veramente benissimo. Già la prima passata i capelli risultano puliti, c'è bisogno di fare 10.000 lavaggi, è molto leggero, è schiumoso, pulisce bene, insomma io ve lo consiglio, è un ottimo prodotto, provatelo, se l'avete provato fatemi sapere come vi ci siete trovati e se avete provato altri shampoo sempre di Sobio, di questi qui della Sobio, fatemi sapere quali mi consigliate, perché non so... vorrei provarne degli altri ma non so quale prendere, ma questo sicuramente lo ricomprerò. Altro prodotto sempre per i capelli, questa volta non è uno shampoo ma è un balsamo ed è questo della John Freida, un balsamo della linea Fritz Ease ed è questo effetto appunto liscio. È un balsamo che io acquistai in un kit di shampoo, balsamo e spray per i capelli e lo pagai 19 euro. All'interno del balsamo ci sono 250 ml di prodotto per una scadenza di 12 mesi. L'inci è questo, ve lo faccio vedere, io non l'ho controllato. Ma molto probabilmente non sarà assolutamente un prodotto verde. È un prodotto che come balsamo ha la sua funzione ammorbidente, districante e insomma aiuta un po' per chi ha i capelli tipo i miei, semi mossi, insomma aiuta tantissimo, però per quanto riguarda l'effetto liscio io non l'ho notato più di tanto, nel senso che sì, c'è un effetto tensore dei capelli, insomma diciamolo così, spieghiamolo così, sì, è un buon prodotto ma effettivamente non lo consiglio più di tanto, no? Lo posso classificare più che altro in un balsamo comune, quindi non ve lo consiglio, anche perché comunque 19 euro sono un bel po' di soldi per un balsamo che poi comunque non fa quello che promette. Altro prodotto terminato è questo, ed è questo shampoo, questo sapone, scusate, della Cleo, che si chiama Skincare, della linea Skincare. È veramente fantastico, all'interno ci sono 300 ml di prodotto per una scadenza di 12 mesi. È un prodotto che ha una profumazione molto delicata ma che persiste sulle mani e lascia le mani veramente morbide e soprattutto può essere utilizzato, anche perché l'ho testato, anche per la pulizia del viso, nel senso che molte volte io quando mi strucco vado a togliere solo la parte degli occhi con lo struccante e tutto il resto del viso con una mousse o un sapone. Io ho utilizzato questo ed è veramente buono anche per togliere i residui finali di trucco nella fase struccaggio. L'ho pagato 3 euro e qualcosa, ma erano due flaconi da 300 ml, quindi assolutamente niente. Poi altro prodotto terminato è questa volta in duplice fase, è questo brush cleanser. Questi mi sono stati dati in omaggio dall'azienda Beauty & Trends al Cosmo. Ho acquistato dei pennelli e mi hanno regalato questi brush cleanser. Sinceramente non mi è piaciuto più di tanto, nel senso che non trovavo assolutamente efficace
il potere pulente di questo detergente. Era molto profumato, veramente un bel profumo che comunque non persisteva sui pennelli, ma che comunque nella fase lavaggio, insomma, aiutava, nel senso non disgustava. Però per quanto riguarda la pulizia dei pennelli, io non l'ho trovato assolutamente valido. Non so voi se l'avete provato, nel caso fatemi sapere, ma io non ve lo consiglio. Non saprei nemmeno dove trovarlo, quindi non vi posso dire se andate in questo negozio e lo trovate. Però insomma, io non ve lo, se nel caso lo trovate, non lo prendete, perché assolutamente non ha un potere pulente veramente ottimo, cioè sui pennelli comunque rimane quell'alone di sporcizia all'interno che vi ha fatto lavare i pennelli inutilmente. Quindi sconsigliatissimo. Poi ho terminato, non so se vi ricordate, nel video del Cosmo vi feci vedere che comprai tre balistiche, se non erro, in questo stand beauty shop. Ho terminato le tre balistiche, vi dico che sono comunque dei prodotti promossi, ma non ve ne parlo più di tanto perché vi farò l'articolo nel blog, che magari vi lascio il link del blog dell'articolo, direttamente l'articolo giù nell'info box, se vi può interessare andate con le foto e tutto. Poi altro prodotto terminato è un prodotto per il corpo ed è questo scrub qui della Botanica. Io l'ho acquistato nel discount MD, o lo trovate penso anche nel discount LD, di solito sono affiliati. È uno scrub esfoliante delicato con noccioli di albicocca e di olivo, e all'interno ci sono 250 ml per una scadenza di 12 mesi. È un prodotto che mi piace tantissimo perché ha un rapporto qualità-prezzo veramente ottimo, costa su non più di 3 euro, o perlomeno io non ho pagato più di 3 euro, ci sono 250 ml di prodotto ed è uno scrub veramente delicato ma esfoliante allo stesso tempo. L'inci non penso riuscirò a farvelo vedere, ma ci provo comunque. È questo qui, magari fate un fermo immagino e vedete un po' se vi può interessare. Poi ho terminato due confezioni di Demacup. E nello specifico ho terminato questi qui della Glendy, dove all'interno ci sono appunto 50 cotoncini 2 in 1, cioè double face, e sono cuciti, ve li faccio vedere perché ne ho un altro qui. Sono cuciti e sono fatti in questo modo, vedete, sono cuciti sul bordo, da un lato hanno una parte un po' più diciamo pulente, dall'altro invece un po' più liscia, meno tra virgolette abrasiva. Sono dei buoni cotoncini perché tra l'altro costano veramente pochissimo, occupano poco spazio e potrebbero essere portati in viaggio. Dico potrebbe perché sinceramente a me non sono piaciuti molto, e infatti non ve li consiglio. Perché comunque, nonostante il fatto che siano cuciti all'estremità, comunque tendono a sfaldarsi con nella fase di pulizia del viso, quindi sinceramente non vedo l'utilità della cucitura se poi alla fine comunque come prodotto va a finire che si sfalda. Mentre i loro fratelli gemelli, chiamiamoli così, che sono questi della Cotoneve, mi sono piaciuti veramente tanto, ve li consiglio. Sono anch'essi cuciti, quindi possono essere anche loro usati, anzi devono essere, come dice la Cotoneve, usati da entrambi i lati, perché come potete vedere qui c'è scritto che hanno un'azione 2 in 1 con alga azzurra. Infatti da un lato sono bianchi, vedete l'immagine, dall'altro lato invece sono azzurri. Qui c'è scritto che garantiscono uno strucco rapido e perfetto di viso, occhi e décolleté, e grazie alla speciale formula con estratto di alga azzurra, nota per le sue proprietà rivitalizzanti e rigeneranti, si prendono cura giorno dopo giorno della pelle. Allora, io sinceramente non è che ho notato questo effetto di questa alga azzurra, però c'è da dire che io non sono molto attenta su questa cosa,
nel senso che io vado, strucco e amen, se l'alga azzurra fa effetto è bene, altrimenti non fa niente. Anche questi li ho pagati non più di 1,50 euro, all'interno ripeto ce ne sono 70, sono cuciti anche questi, non si sfaldano e questi ve li consiglio vivamente, a me sono piaciuti. Poi altro prodottino finito che purtroppo ho dovuto aprire, dico purtroppo perché mi si è rotto il dispenser e ho dovuto travasare in un altro contenitore. E questa crema qui della La Roche-Posay, la Tolerian Ultra, che è una crema che non appesantisce la pelle, a meno detto dalla Roche, non appesantisce la pelle, che serve a normalizzare la pelle, nel senso che se ce l'avete grassa vi aiuta a non produrre troppo grasso, se ce l'avete secca vi aiuta ad idratarla ed averla più morbida e delicata. È una crema che mi è piaciuta, anche se devo dire la verità non riacquisterei così subito, nel senso magari in offerta sì, la prendo, non mi ricordo il prezzo perché l'ho presa veramente tanto tempo fa, in offerta potrei riprenderla, ma a prezzo pieno no, perché comunque ho riscontrato una leggera sudorazione quando applicavo questa crema sul viso. Devo dire la verità, io mi ci sono trovata bene e quindi diciamo che è abbastanza consigliata, nel senso ci sono altre creme migliori, ma se volete provare questa non è da disprezzare, appunto. Poi ho terminato questo struccante qui della L'Oreal, è uno struccante delicato occhi, dice di struccare perfettamente con delicatezza, la formula è la Provitamina e all'interno ci sono 125 ml per una scadenza di 6 mesi. Allora, che dire di questo prodotto? Io mi ci sono trovata bene, è veramente uno struccante delicato, strucca di tutto, fa un po' fatica ovviamente sul waterproof perché non è uno struccante waterproof, però alla fine io sono riuscita a rimuovere anche prodotti che dicono di essere waterproof e niente, quindi io ve lo consiglio, anche perché costa 3 euro se non erro, insomma 3 euro e qualcosa, niente di così eccessivo. Ci sono 125 ml che se dosati bene sul cotoncino riuscite a portarlo avanti per un po' di tempo. Perché dico se dosate bene? Perché a me gli struccanti con questa apertura qui non piacciono particolarmente, perché effettivamente fuoriesce tanto prodotto. Preferisco più struccanti con la pompettina, quella che si preme e poi andate ad applicare il prodotto, però vabbè, non si può avere tutto dalla vita, comunque prodotto consigliato e che ricomprerei sicuramente. Poi altri due prodotti terminati che già vi ho fatto vedere in questa tipologia di video, ma che comunque continuerò a farvi vedere perché mi piacciono veramente tanto, sono i deodoranti della Istinto Donna. Sono quelli che trovo appunto all'MD e credo anche all'LD, questo non lo so. Sono passata l'ultima volta che volevo riprenderli proprio perché li avevo finiti, non li ho trovati, spero che non li abbiano tolti dalla produzione o che abbiano solo cambiato il packaging, perché sinceramente io mi trovavo veramente bene. Io ho sia questo alla panna e fragola che questo verde che è al mango, sono ottimi, hanno una profumazione che persiste per non dico tutta la giornata, ma una buona mezza giornata se la fanno. All'interno ci sono 150 ml in un comunque packaging molto piccolo, quindi molto anche comodo da trasportare in viaggio e a me piacciono veramente, costano veramente pochissimo, non penso che superino i 2 euro, ma sono fantastici e niente, ve l'ho detto già mille volte che adoro questi deodoranti, quindi non mi soffermo più di tanto. Poi altro prodotto terminato, sempre per quanto riguarda i capelli, è sempre uno shampoo, sempre per i capelli grassi, è questo. Questo è della BioHeart ed è un appunto shampoo purificante del cuoio capelluto sensibile e problematico. È un made in Italy, come vedete qui. All'interno ci sono 200 ml per una scadenza di 12 mesi e un prezzo di 11 euro e
50. Devo dire la verità, sono rimasta veramente veramente delusa da questo shampoo. Rispetto all'altro fa meno schiuma, rispetto all'altro non pulisce i capelli, questo invece l'altro sì, rispetto all'altro questo dura veramente pochissimo, questo mi è durato una settimana, perché anche perché dovevo lavare i capelli veramente tutti i giorni, mentre con l'altro riuscivo a stare anche un giorno e mezzo con i capelli puliti senza bisogno di lavarli, e quindi di conseguenza vi dura di più. L'altro fa con poco prodotto un buon effetto purificante e lavante pulente, invece questo assolutamente. Vi potete anche svuotare tutto il boccettino in testa, ma a me non è piaciuto. Non lo so se voi l'avete provato, magari fatemi sapere, ma a me non è piaciuto. Ve lo sconsiglio, anche perché costa 11 euro e rotti, e niente, io questo l'ho preso subito Alchimilla se non erro, ma comunque non mi piace come shampoo, assolutamente sconsigliato. Poi ho terminato finalmente dei prodotti Lush, per alcuni finalmente perché così li posso ricomprare, per altri finalmente perché così posso non ricomprarli assolutamente. Partiamo da quello che assolutamente non mi è piaciuto, che voi lo sapete, è il Non ti scordar di me, che è questo struccante borroso, diciamo così, che era appunto contenuto qui dentro e andava strusciato sugli occhi in modo tale che squagliasse il make up, squagliasse, insomma, andava a rimuovere il make up e per essere struccate, pulite e andare a dormire, insomma. All'interno ci sono 45 grammi di prodotto per un prezzo che non ricordo, ma sicuramente dai 7 euro a salire. È un prodotto che non mi è piaciuto perché fin dall'inizio, da quando l'ho comprato, se non nei primi due giorni ma subito dopo, insomma appena aperto, ha cambiato profumazione e non riuscivo veramente a struccarmi. Infatti ho fatto veramente fatica a utilizzare questo prodotto, quindi io non ve lo consiglio. Fatemi sapere se è effettivamente un prodotto che puzza perché ha degli ingredienti all'interno che puzzano, o se puzzava il mio perché era andato a male il mio. Comunque io non ve lo consiglio, anche perché è un po' scocciante la tiritera di dover struccare, sciacquare, poi è molto molto oleoso, quindi non se non va rimosso bene poi vi rimane la palpebra grassa, gli ombretti se ne vanno nelle pieghette, insomma una marea di casini che risparmiate con il prodotto L'Oreal, insomma. Non perché sto qui pagata dalla L'Oreal per dirvi comprate la L'Oreal, lasciate perdere la Lush, assolutamente, anche perché ci sono dei prodotti di Lush che io adoro, come per esempio Terra Madre, voi lo sapete, è la mia maschera fresca di Lush preferita, è quella al cioccolato, il profumo persiste ancora dopo, quindi è fantastico e ha un effetto pulente veramente ottimo, anche per me che ho una pelle tendenzialmente grassa. Anche questo è da 45 ml, anche qui non so il prezzo, ma sicuramente sui 7 euro. E niente, io ve la consiglio, è fantastica, nel caso se la provate fatemi sapere come vi ci siete trovate e se vi è piaciuta. Altro prodotto che mi è piaciuto ma non mi è piaciuto, quindi è un ni, è questo qui, ed è Regina di Rose. Allora, Regina di Rose è un burro per il corpo, un balsamo per il corpo, con una profumazione fantastica di rosa che praticamente vi lascia il bagno profumato anche dopo. La pelle è morbidissima e su questo non ci piove. La cosa che non mi piace è che questo balsamo non si toglie dalla pelle, nel senso, qui vi dice di si usa come un balsamo per i capelli ma sul corpo, quindi applicare sulla pelle bagnata, massaggiare generosamente e risciacquare. Io quando vado a risciacquare questo prodotto non lo riesco a risciacquare, nel senso che il grosso se ne va, però il resto rimane sulla mia pelle, quindi invece di essere assorbito e di andare ad idratare la mia pelle, che per quanto riguarda la pelle del corpo io sono totalmente secca, sono arida, questo prodotto non riusciva a fare niente, quindi la mia aridità è rimasta lì e
questo stava lì sopra, insomma, comunque non riuscivo a risciacquarlo ed ecco perché non mi piace. Però per quanto riguarda la profumazione mi piace veramente tanto, anche come tipologia di prodotto, nel senso che comunque voi vi applicate questo, lo fate stare lì così in modo tale che penetra, dovrebbe penetrare sulla pelle, nella pelle e poi insomma lo andate a risciacquare. Però così evitate il passaggio della crema, cosa che io odio fare. Però purtroppo questo non riesco a rimuoverlo. Magari proverò un altro balsamo per il corpo. Se avete provato altri balsami per il corpo di Lush, fatemi sapere quale vi è piaciuto di più, insomma. Poi ho terminato il mio famosissimo idrolato di Maleleuca, o tea tree che dir si voglia, e all'interno ci sono 100 ml di prodotto. Come sapete, io lo utilizzo per da vaporizzare sul viso subito prima del make-up. Lo utilizzo per disinfettare punture di zanzare e di insettini vari. Lo utilizzo per rinfrescare il viso, tipo, non dico tipo Fix Plus perché non ha un effetto di fissaggio make-up, però lo utilizzo anche per bagnare i pennelli quando ho bisogno di bagnare gli ombretti. Quindi prodotto terminato e prodotto consigliatissimo. Poi ho terminato, sempre per quanto riguarda la linea corpo, insomma, ho terminato questo qui che è un olio per il corpo, un olio biologico elasticizzante che previene le smagliature. Ed è dei provenzali della linea bio. All'interno ci sono 200 ml di prodotto per una scadenza di 12 mesi. Allora, Calcola più che io ho delle smagliature abbastanza affezionate a me, che praticamente non vogliono lasciarmi e restano lì dove sono. non ho provato l'olio di mandorle da sola, ma non ha fatto niente. Ho voluto provare questo perché conteneva sia olio di mandorle che olio di un altro tipo di olio di mandorle e olio di arancio, insomma un sacco di prodottini che servono ad aiutare, non dico a rimuovere totalmente, ma quantomeno ad aiutare la bellezza corporea, la bellezza femminile, insomma. È un prodotto che mi è piaciuto, non costa molto, anche un buon effetto calmante sui rossori delle smagliature, però purtroppo sulle mie smagliature non ha fatto un granché, nel senso che se lo applicavo, quando lo applicavo, mi aiutava, mi idratava, mi elasticizzava e tutto. Però per quanto riguarda annullare, tra virgolette, un po' le smagliature, lì non ha fatto molto. Però per quanto riguarda invece i capelli, devo dire la verità che è fantastico. Diciamo che io poi ho trovato un uso, nel senso ho iniziato ad usarlo sotto la doccia, nel senso che mi mettevo sotto la doccia, mi ungevo tutta corpo e capelli con quest'olio e lo facevo penetrare nella pelle, nelle punte dei capelli, in modo tale da idratare un po' tutto. In questo modo mi è piaciuto molto molto di più, anche perché penetrava molto meglio sulla pelle e soprattutto mi ha, non dico rigenerato i capelli, ma quantomeno me li ha vagamente ammorbiditi, perché prima erano veramente una paglia vera e propria. Quindi per questo uso sicuramente lo ricompro e ve lo consiglio per questo uso. Per quanto riguarda le smagliature, purtroppo è una cosa soggettiva, così come per tutti i prodotti, soprattutto per quanto riguarda questioni più delicate come smagliature, cellulite e cose varie. Questo dipende ovviamente dalla vita che facciamo, da come mangiamo e da come ci prendiamo cura di noi stesse. Comunque, io ve lo consiglio, se vi va, fatemi sapere come vi ci siete trovate. Poi, altri due prodotti terminati sono questi due qui della Collistar. Sono la combo che postai su Instagram un po' di tempo fa, scrivendo che era appunto la coccola, il massaggio, il relax per la mia pelle e del viso. E sono appunto la lozione tonica anti-età e il latte detergente anti-età. Io ce li ho in formato veramente mini, che sono da 50 ml. È un ottimo formato da portare in viaggio se si va in vacanza per un fine settimana, insomma 2 settimane, e sono veramente morbidi, lasciano la pelle morbidissima, idratata. Io li adoro, infatti se riesco a trovarli in full size li acquisterò sicuramente in full size, qualsiasi prezzo hanno, perché mi sono trovata fantasticamente. Non li ho presi per l'effetto
antietà, sinceramente, facevano parte di un cofanetto che ho regalato a mia madre, dove c'era un formato full size di crema e queste due mini size. Lei queste non le usava, quindi me le ha date, ha detto usale tu e vedi cosa ne vuoi fare, insomma. E a me piacciono veramente tantissimo. Adesso che facciano effetto o meno sulle mie rughe non mi interessa, sinceramente non mi faccio questo problema, nel senso l'età avanza per tutti e tutti quanti arriveremo ai 40, ai 50, insomma, più avanti. Questi, devo dire, a me mi sono piaciuti tanto, quindi rimanendo sul prodotto io ve li consiglio, soprattutto se non costano tanto, se li trovate in un prezzo offerto oppure magari in un cofanetto così come ho fatto io. Ultimo prodottino è terminato, è questo campioncino della Subio, è un campioncino della BB Cream, questa qua, questa è nella colorazione 01 Beige Nude ed è il Perfect Cover 5 in 1 appunto della Subio. È una BB Cream che contiene, è un campioncino che contiene 3 ml di prodotto per un PAO di 6 mesi. Allora, devo dire la verità, io questo campioncino sono riuscita ad utilizzarlo diverse volte perché è un prodotto veramente carico, diciamo così, molto pesante sulla pelle e non è che mi piaccia più di tanto, nel senso che allora la colorazione 01 beige per la mia carnagione è quasi giusta, un tantinino più chiara, però non è questo il problema. Il problema è che veramente effettivamente per me, per come sono fatta io, questo prodotto è totalmente pesante, nel senso che anche con questa BB cream, come con la crema colorata della Nivea che vi feci vedere un bel po' di tempo fa, mi fa l'effetto maschera di sudore tra appunto la pelle e strato di BB cream. È una buona BB cream anche perché è un prodotto bio, però effettivamente a me questo effetto sulla pelle non piace, non lo trovo per niente carino da vedere, da sentire soprattutto, e quindi io non ve la consiglio. Tra questa e quella latte asina, che voi sapete io ho e sto letteralmente adorando, consiglio sinceramente quella al latte d'asina. Quindi questa per me è bocciata e niente, quindi ultimo prodotto cestinato, ultimo prodotto terminato per questo periodo, insomma in questo periodo. Spero che questo video vi sia stato utile, che queste recensioni vi siano servite a capire effettivamente se acquistare o meno il prodotto. E fatemi sapere i vostri prodotti terminati e come vi ci siete trovati, insomma così da consigliarci e confrontarci. E niente, io vi ringrazio per aver guardato questo video, vi rimando ai miei social, se vi va ve li linko tutti giù nell'info box, se vi va di seguirmi è gratis, potete farlo. E niente, un bacio e ci vediamo nel prossimo video, ciao ragazze.